Per la cronaca, non c'è nessuno in questo gruppo che io avrei scelto per una missione come questa. Siete tutti incoscienti. Il nuovo governo sta intraprendendo una guerra contro i ribelli. La morte è ovunque. Il mio paese è nuovamente devastato. Cosa sai di quello che succede in Etiopia? È un altro dannato genocidio, ma tutti se ne fregano perché è in Africa. Beh, il tuo primo ministro ha deciso di non fregarsene. Il resort Red Sea Diving. Pensavo che nascondere dei rifugiati fosse un'idea brillante. Perciò chiariamoci. Se qualcosa va storto, sarete tutti appesi per il collo a Khartoum. Che cosa vedi? La miglior copertura possibile. La base sta tornando a casa. Ci sono centinaia di persone che attraversano il confine ogni settimana. Girati. Vogliamo assicurarci che stiate bene. Noi consideriamo il paese come una potenziale polveriera. La missione non è finita, te lo prometto. Questa non è una missione per me. Questa è la mia vita. Stanno arrestando i dissidenti, tipico delle rivoluzioni. Te ne devi andare, adesso. Stanno morendo, sono malati e stanno morendo di fame. Un posto di blocco, caccellerà al massimo. Tu sei pazzo, lo sai. Tu sei un ragazzo fortunato, ma quando la fortuna finisce, allora devi avere un piano di riserva e tu non ce l'hai mai. Non lasciamo indietro nessuno. Siamo tutti dei rifugiati, non credi?